Ovviamente per risolvere i problemi, la prima cosa di cui si ha necessità è quella di conoscere le informazioni, di conoscere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per poter risolvere i problemi. Questo fa sì che le piante siano incredibilmente brave a percepire i parametri dell'ambiente, quindi a sentire ciò che sta intorno a loro e a percepire davvero i cambiamenti con una sensibilità che è molto superiore rispetto a quella degli animali. È per questo che le piante, diciamo, hanno l'equivalente di quelli che noi consideriamo i nostri cinque sensi, ma riescono anche a sentire molte cose che gli animali non possono, come i campi elettrici, quelli elettromagnetici, i gradienti chimici, eccetera. In generale le piante sono molto più sensibili degli animali. Tra le cose che le piante normalmente percepiscono e che noi non pensiamo facciano parte delle capacità delle piante, c'è l'equivalente della vista e dell'udito. Cioè le piante sono in grado di percepire molto attivamente la luce, ma non soltanto le diverse lunghezze d'onda della luce. Le piante sono in grado, almeno alcune piante, di percepire anche apparentemente delle forme molto semplici o comunque di percepire una rottura nella uniformità della luce. Per esempio un fagiolo o una pianta rampicante che deve trovare il supporto su cui arrampicarsi deve essere in grado di percepire, di vedere in un certo senso l'ambiente che la circonda e di dirigersi con sicurezza verso questo supporto. È una cosa che avviene in natura e che abbiamo osservato tante volte. L'udito è un'altra di quelle cose che magari aneddoticamente sappiamo far parte del mondo delle piante. Spesso si parla del fatto che le piante siano in grado di percepire la musica, eccetera. Tutto questo, diciamo, magari non è vero, non è proprio vero, ma le piante sono in grado di percepire specifiche vibrazioni. Per esempio i 200 Hz tipici del suono dell'acqua corrente sono una frequenza molto apprezzata dalle piante che dirigono le proprie radici verso la sorgente del suono. Così come ve ne sono altre che invece sono di solito delle frequenze alte che non sono per nulla apprezzate, anche perché spesso rappresentano il ronzio o il suono degli insetti, che sono dei nemici delle piante. Quindi il mondo sensorio delle piante è un mondo molto più raffinato e complesso di quello che normalmente pensiamo.